che va soprattutto a voi studenti. E un saluto a Sebastiano Maffettone, professor Maffettone, che è qui con noi, poi chiaramente Luigi lo presenterà e introdurrà un po' il tema, e un saluto al nostro vicepresidente dell'Istituto Internazionale Jacques-Marie Ten, Giuseppe Schlitzer, che è qui con noi. E il tema di questa sera, l'universalità dell'Europa, è un tema certamente importante rispetto a quello che stiamo vivendo. Ormai la domanda che cosa è, che cosa sarà l'Europa, è una domanda che tutti ci poniamo, dal primo all'ultimo, da chi vive la cultura in un modo più profondo e da chi semmai la vive in una maniera diversa. E credo che il professor Maffettone possa davvero dirci qualcosa di interessante, importante su questo tema. Lascio subito la parola al professor Di Santo, che, come appunto accennavo, oltre al saluto introdurrà il tema e modererà questo incontro. Grazie ancora per essere qui. Buonasera a tutti. Chiedo di prendere posto, ci sono ancora alcuni posti davanti, quindi sì, se volete, ne vedo anche altri al centro, così cominciamo, mettete comodi e possiamo cominciare i lavori. Bene, innanzitutto anch'io ringrazio il professore Maffettone, questa è la nostra seconda lezione frontale e sul tema Europa e davvero siamo fortunati nell'avere la possibilità di ascoltare le sue parole. Il tema Europa è stato scelto, come sapete, perché riteniamo che sia davvero centrale la discussione, la riflessione, soprattutto per le nuove generazioni che hanno come elemento centrale di crescita individuale e collettiva una casa comune. Noi intendiamo Europa come casa comune, un'Europa che possa essere davvero il sostrato di comunità che le nuove generazioni possono cogliere. Ebbene, presentare il professore Maffettone, davvero non ce ne sarebbe bisogno. Il professore Maffettone è uno dei massimi studiosi di filosofia politica a livello mondiale, ha insegnato praticamente nelle maggiori università europee e americane ed è autore di libri fondanti, e lo dico veramente insomma con piena certezza, il sottoscritto pensa di averlo citato nei suoi lavori in quantità industriale, e l'ultimo libro su Marx. No, perché fai pagare. No. Tutto gratis. E davvero voglio dire, ci siamo formati e voi tutti leggendo e ascoltando le parole del professor Maffettone capirete quanto sia importante un pensiero così deciso e fondativo. I temi liberalismo, Rawls, Marx, le questioni della bioetica, l'alterità, i temi della nostra realtà, i temi della nostra vita comune, declinati nel livello più rigoroso e ampio possibile sul piano filosofico. Per questo motivo come studenti della Scuola della Pira vi esorto ad ascoltare con attenzione le sue parole come sempre alla fine della sua relazione apriremo un dibattito che mi auguro sia fecondo nelle nostre migliori tradizioni. Passo subito la parola al professor Maffettone ringraziandolo ancora. Buonasera, ringrazio io dell'invito, un'occasione per parlare in questa splendida sede universitaria nell'ambito della Fondazione Marie Ten nel suo programma. Io ammiro e stimo la Fondazione Marie Ten e mi sembra che sia anche un luogo adatto per parlare dell'Europa e del suo universalismo. Allora, innanzitutto io terrò presente una distinzione banale, ma che secondo me è importante. E a pochi giorni dalle elezioni europee non si può non considerare. Una cosa è l'Europa
come continente, come storia, come legacy, come eredità spirituale e non solo spirituale, e l'altra è l'Unione Europea, per cui abbiamo votato. Sono due cose diverse, ma sono due cose che ovviamente insistono sullo stesso territorio, gli stessi luoghi, sulla stessa cultura, sulla stessa industria e così via. Quindi non è male, secondo me, sottolineare la coincidenza, ma anche la differenza tra le due cose. Il secondo punto riguarda l'Europa, come possiamo dire, quella storica. È lei che ha una missione universale, probabilmente, non tanto l'Unione Europea, che ha fatto un'altra cosa fondamentale, poi ci vengo, ma la missione universale, quando si parla di una legacy europea, di un messaggio che l'Europa può lanciare a tutti e sempre, non noi intendiamo soltanto l'Unione Europea, intendiamo la storia d'Europa, diciamo così. Allora, Max Weber, all'inizio del secolo XX, poteva affermare con relativa tranquillità che il mandato europeo coincideva con la razionalità. C'era un mondo che ci circondava, infantile, primitivo, superficiale, superstizioso, incapace di arrivare a risultati decenti dal punto di vista economico e sociale. E c'era l'Europa, che era l'eccezione a tutto ciò. L'Europa insegnava al resto del mondo come si fa, perché lo si fa, qual è il modo migliore per uscire dalla minorità, per usare l'espressione di Kant, e entrare nell'era della civiltà del progresso. Weber lo dice a parole chiarissime, ineludibili. Ovviamente, come avrebbe detto un mio illustre professore, Karl Popper, Weber è stato falsificato. Io sto venendo dalla Cina, non è importante, ma se voi circolate per le strade di Pechino e Tokyo, potete vedere 500 grattacieli, 8 soprastrade, con strade sotto, un servizio di metropolitana che a me non è paragonabile a quello di Roma, e così via. Infine non c'è neanche un buco per terra. Io giro in Vespa per Roma, non guardo queste grosse buche, e faccio una specie di slalom continuo, sembro tomba quando vado in Vespa. Invece lì non c'è una buca, a pagarlo 100 euro, se volevo 100 euro non la trovate. Quindi insomma, Weber è stato ampiamente falsificato. Vuol dire questo che la missione dell'Europa non c'è più? Secondo me no. Ma la missione dell'Europa non è semplicemente quella che diceva Weber, semplicemente, ma molto, diciamo pure, imperialisticamente. Cioè non è soltanto il legato attribuibile alla nostra capacità di dare razionalità all'intero pianeta, ma è qualcosa di diverso, che c'entra molto invece con la civiltà. Quello che l'Europa ancora oggi può dare al mondo è la lezione che viene dalla cristianità e dall'illuminismo, e che alla sua monopolio che Max Weber attribuiva, chiaramente è stato falsificato. Anche gli altri possono insegnare molto a noi. Dopo farò qualche accenno a questo, e ovviamente quando si parla di mondo, quando si parla di Asia, di Europa e di America, si usano termini troppo generici e quindi non si dice mai qualcosa di sensato e preciso nel dettaglio, ma secondo me il tempo è arrivato in cui noi dobbiamo smettere di pensare che insegniamo agli altri come si campa e cercare di capire dagli altri come dobbiamo campare noi, o perlomeno di fare due cose assieme, che mi sembra. Se il dialogo è la cosa più importante, il dialogo non è uno che parla e uno che ascolta, sono due persone che si parlano tra loro, ognuno prende qualcosa dall'altro e restituisce qualcosa. Io a questo mi auguro che sia. Ma veniamo all'Europa più piccola, quella per cui abbiamo votato da poco. Ed è stato, come sapete, un voto molto discusso, molto enfatizzato, abbastanza critico, poi ci verremo. La prima cosa da notare è che la percentuale di mondo in termini demografici che l'Italia occupa è molto minore di prima. Questo lo dicono in molti. Non è una cosa così banale. Prima l'Europa rappresentava un quarto del mondo come numero di abitanti, quando ero ragazzino, diciamo così. Tra 20 anni rappresenterà tra un 15° e un 20° del mondo. Quindi capite che il peso, volenti o nolenti, non è che contano solo i numeri, però i numeri non sono irrilevanti. Come diceva la pubblicità del film Godzilla, dimensions matter, le dimensioni contano. Se sei grosso è una cosa, se sei piccolo sei un'altra. E l'Europa tende a essere comparativamente sempre più piccola. Ciò nonostante, nelle recenti elezioni abbiamo visto votare più o meno 500 milioni di elettori. E quindi siamo la seconda più grande democrazia del mondo, perché tutti sappiate che la prima è l'India, che però anche lì riesce a essere una grande democrazia, e non è la Cina, l'India,
per ovvie ragioni, poi magari pure qui ci torneremo, e l'India riesce a essere la più grande democrazia del mondo perché con tutti i difetti, con tutti gli errori e gli sbagli del colonialismo, meno male, ci sono stati gli inglesi, i britannici, anzi per essere corretti, che nulla vorrei togliere ai meriti degli scozzesi, dei gallesi, degli irlandesi. Insomma, ci sono stati loro e questo ha reso più facile per l'India essere la più grande democrazia del mondo. Comunque lo siamo. La seconda, che è una cosa, eleggiamo più di 700 deputati, prima 751 sono stati ridotti, c'è stato il noto, se mi consentite, casino fatto dal Parlamento britannico, dovevano votare, avranno votato, poi probabilmente uscirà. In questi giorni c'è una partita molto grossa, si elegge il Presidente del Parlamento europeo e soprattutto la Commissione. Questi due cariche sono, queste due elezioni sono particolarmente importanti. Il tipo di elezioni che abbiamo avuto non rende più facile fare queste cose. Questo è un primo problema che ci abbiamo. C'è una specie di turbolenza, d'altronde come potrebbe non esserci, noi siamo italiani, non siamo marziani, sappiamo benissimo che la turbolenza c'è da noi, ma si sente un po' dovunque, si sente in Francia con Gilets Jaunes, si sente in Inghilterra nel diluvio di fake news sparso da Farage e dal suo movimento, si sente nei paesi ex sovietici, quindi insomma che ci sia un gran casino in giro lo sappiamo benissimo, sarebbe anche una sorpresa se non ci fosse pure in Europa, se non si vedesse alle elezioni europee. La prima cosa da notare è che le elezioni europee non sono state una sorpresa così grande. Mi sono divertito a fare un giochetto semplicissimo, ho preso le previsioni pubblicate dall'Economist la settimana prima delle elezioni e i risultati. Sapete qual è la differenza? 1%. Quindi il risultato è stato una modifica degli equilibri precedenti, però francamente ampiamente prevista. Se tra le previsioni e il risultato c'è l'1% di differenza, vuol dire che insomma c'è una certa resilienza del modello di rivoluzione europea, che non ci sono particolari sorprese. Due dati sono confortanti rispetto a queste elezioni, poi passeremo pure a quelli meno confortanti, ma due sono confortanti. La prima, la percentuale dei votanti, è stata enfatizzata da molti in televisione, sui giornali, sul web, però insomma che sia salita e che sia una percentuale significativa, che forse per la prima volta l'Europa è stata al centro delle discussioni sulle elezioni europee, è una cosa importante. Le elezioni europee prima erano sempre elezioni interne mascherate dalle elezioni europee. Queste sono state un po' più elezioni, non solo elezioni europee, ma anche elezioni europee. E questa è buona cosa. Dobbiamo capire prima o poi che votare per l'Europa non è meno importante che votare in Italia, e lo stiamo cominciando a capire. Per tutte le difficoltà che si incontra andare in Europa, si deve tenere conto adeguatamente di questo. L'Italia, poi, questa è una parentesi che c'entra e non c'entra, è riuscita a fare un capolavoro di quelli là. Nel Parlamento europeo, per tradizione, l'opposizione conta poco. Ebbene, gli elettori italiani sono riusciti a concentrarsi per dare il più possibile voti all'opposizione. Quindi andiamo incontro a una mancanza di potere futuro in Europa scelta da noi, il che, insomma, non è il massimo dell'intelligenza politica, ecco, diciamo così. I voti di 5 Stelle e di Lega andranno all'opposizione al 99%, quindi sostanzialmente sono voti messi in frigorifero che non conteranno. Noi abbiamo avuto cariche importantissime come il Presidente del Parlamento europeo italiano, tra l'altro ha partecipato anche a uno degli incontri della Fondazione Maritime di recente all'Università di Cassino con mio amico e collega, e con entrambi, anzi loro due, piuttosto che me, e abbiamo avuto Monti, il lapsus è brillante, Draghi che è stata una personalità fondamentale della Banca Europea. Abbiamo avuto Mogherini che si è sentita di meno e ha pesato di meno, però aveva una carica importante. Certo. Era in pectore il ministro degli esteri. Queste cose non le avremo più. Non è una cosa, non le avremo più, non solo perché è difficile avere due volte di seguito tutte queste posizioni rilevanti, ma perché abbiamo giocato in modo da metterci all'opposizione volontariamente e quindi non l'avremo più. La seconda notizia confortante è l'Eurobarometro. Sono circa 3 mesi che la fiducia per l'Europa sale. Qui ci sta qualche mistero, perché non è che l'Europa stia performando in maniera, l'Unione Europea, in maniera particolarmente brillante, però con ogni probabilità la Brexit ha dato uno scossone agli scettici, gli ha fatto pensare, sì vabbè, l'Europa non sarà la felicità in terra, ma uscirne è molto complicato, almeno questo, per cui molte persone hanno cominciato a ritornare e affezionarsi all'Europa, e questo è anche un altro, l'aumento è stato del 10% in 3 mesi, quindi non è un aumento secondario.
Ora, chi conterà nel nuovo Parlamento europeo per come l'abbiamo eletto? Beh, ancora una volta, sicuramente, il grosso conteranno il Partito Popolare e il Partito Socialdemocratico, con una novità. È la prima volta nella storia del Parlamento europeo che non hanno la maggioranza assoluta sommati, e questo non può essere irrilevante. Dovranno chiedere un aiutino, come dicono in televisione. Questo aiutino con ogni probabilità lo chiederanno liberal democratici verdi. E più o meno questa è la maggioranza che si va a formare, che è una maggioranza, devo dire, più o meno omologa a quella precedente, perché i liberal democratici verdi stanno in mezzo agli altri due. Quindi non andiamo, insomma, l'attacco sovranista e populista all'Europa è fallito, questo l'ha detto. Più o meno ci sarà la stessa maggioranza di sempre, con l'Italia che, come ho detto, ci perde, ma il resto resta in realtà qua. Quindi Francia e Germania la faranno come sempre da leader, l'Italia sarà ridimensionata, ma le forze al potere, quelli che conteranno a Bruxelles e a Strasburgo, saranno sempre le stesse. Tra l'altro io ho la sensazione netta che queste forze populiste e sovraniste, come dire, andranno a svanire abbastanza presto. Perché lo dico? Non che lo sappiano. E sono abituato a pensare che non si possa prevedere il futuro. Lo stesso professore che parlava di falsificazione mi disse una volta per tutte: sai perché non si può prevedere il futuro? Sì, no, ma perché non si può prevedere il futuro? Perché nel futuro è incluso la conoscenza futura, che per definizione non possiamo avere oggi. Questo è molto sobria come, però è un ottimo argomento, perché io cerco di evitare di prevedere il futuro, se non altro per non fare brutte figure. Ma io vedo che in questi programmi populisti e scettici non c'è un briciolo di idea. Sono abituato a pensare, magari sono un vecchio ottimista, anzi sicuramente sono un vecchio ottimista, sono abituato a pensare che non c'è nessuna idea, non c'è, se non, come dire, l'evacuazione di una protesta, tutto sommato non dura molto. È quello che una volta si diceva, le spaste nel mattino. Io mi auguro che sia così, ovviamente sono in questo abbastanza fazioso, come avrete capito, però tutto sommato, quindi non è cambiato molto, non è cambiato niente rispetto alle previsioni degli ultimi periodi, e non è cambiato moltissimo rispetto agli equilibri generali, anche se è la prima volta che la maggioranza è cambiata. Una cosa è cambiata, ed è importante, secondo me, e c'è un nuovo cleavage. Il cleavage è il punto strutturale di conflitto. Ecco, prima era destra e sinistra, adesso non è più destra e sinistra, questo è sicuramente cambiato, è tra gradualisti e radicali. I gradualisti vogliono che l'Europa si comporti un po' meglio rispetto a tutti, vogliono più forza democratica, più impatto, più capacità di proteggere i propri abitanti. I radicali vogliono meno Europa nel contesto, sono scettici e critici. Questo è il nuovo cleavage, ed è interessante che il nuovo cleavage è il nuovo punto di flesso della curva che separa le due parti principali, il Parlamento europeo, è fatto indifferentemente di destra e sinistra. Tanto per segnalarne qualcuno, Mélenchon, il leader della sinistra francese, radicale di sinistra, va d'accordo con Salvini da questo punto di vista. Quindi l'asse portante, l'asse divisivo strutturale è molto cambiato. Prima più o meno destra andava con destra, sinistra con destra, adesso siamo riusciti a non capire niente anche in un partito. Meno male, destra e sinistra erano un criterio per... Allora, quindi questa è un'enorme base. La seconda cosa è che è ancora più difficile trovare una maggioranza, perché se una maggioranza a due è complicata, a tre è ancora più difficile. Non solo, ma ci sta un'opposizione, quella non gradualista, è un'opposizione decisa, non è un'opposizione per favore, si dice dalle parti mie. È un'opposizione seria, è un'opposizione che è molto scettica sui destini dell'Europa e sulla capacità di migliorare la nostra vita sociale. Quindi questa è, se non altro, la spia di un problema non risolto. Cioè ci dice due cose questo fatto, che l'Europa fino adesso non è stata soddisfacente e soprattutto che c'è grande protesta anche nei confronti dell'Europa. Non c'è solo all'interno dei vari paesi, c'è dentro l'Europa. Allora, anche se l'Eurobarometro, come ho detto, è abbastanza favorevole a misurare le emozioni positive degli abitanti e degli elettori europei, insomma, il fatto che si votino parecchio partiti che non andranno al governo ma che faranno opposizione, e ci siano parecchi più voti in Inghilterra, in Ungheria, in Polonia, in Italia, in Francia, non è, il fatto che in Francia Le Pen abbia battuto Macron non è una cosa proprio irrilevante, il fatto che in Italia sia arrivato prima Salvini, no? Certo. Il fatto che Farage abbia battuto i conservatori in Gran Bretagna sono tutti segni, c'è poco da fare. Ora io dico che dureranno poco, un po' è un wishful thinking, un po' io veramente credo che dove non ci sono le grandi idee le cose durano poco.
in questo probabilmente sono vittima di un'illusione, una deformazione professionale, abituata a discutere di Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, quando vedo questi qua mi sento depresso, ma queste sono altre faccende, quindi questa è colpa mia, diciamo, non è colpa dei leader politici attuali, ed è colpa, diciamoci la verità, di Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, che è degeneri assoluti, paragonarsi con loro, chiunque di noi fa la figura del cretino, quindi non è che è la colpa, non è nostra, ma loro, perché è troppo grave. Allora, nuovo cleavage, nuove spie di un problema, ma che cosa ci vuole? Tutto sommato, sempre evidente è più che le debolezze dell'Europa coincidano tutte nel fatto che ci vuole più Europa e non meno Europa. Questa è la cosa più strana di tutto, perché quando si vanno a ricare le debolezze, che cosa manca ai cittadini europei? Un sacco di cose, ma due secondo me sono molto interessanti, anche perché fanno rientrare in gioco, il vecchio cleavage, quello destra-sinistra. Quali sono i due fatti? Alla protezione, che è quella che fa ritornare in gioco, come ho detto, la distinzione tra destra e sinistra. Da che cosa vogliono protezione? Dalla disoccupazione, dall'invasione culturale. Questi sono due aspetti da cui gli europei vogliono protezione. E allora qui possiamo dire che c'è un aspetto sindacale, credo unionista, e che difende i posti di lavoro, che è di sinistra tradizionale, laborista, diciamo, e quelli che vogliono essere protetti dalla mancanza di posti di lavoro. E invece c'è una reazione di destra nazionale sovranista che reagisce all'entrata in giro per l'Europa di altri che è difficile dimenticare che in Germania ci sono 8 milioni di turchi, che in Francia i maghrebini sono più o meno altrettanti e anche da noi stanno diventando parecchi altri. Quando nelle scuole elementari della periferia di Roma sono nettamente più gli stranieri che gli italiani, oppure sono italiani in luce, prescindiamo da questo aspetto da faccetta. Però qui la distinzione destra-sinistra ritorna, perché quelli che sono per la nostra cultura über alles, la citazione tedesca non è casuale, sono di destra, a volte anche radicali. Invece quelli che sono per la difesa dei posti di lavoro sono più di sinistra tradizionalmente moderata, liberal-democratica e socialista. E quindi lì si ritorna di nuovo a questo. L'altro problema enorme, ed è completamente diverso da questo che ho detto, che questo è un sentimento diffuso, come si dice a Napoli, sparpagliato nel territorio europeo, invece il secondo è più concentrato, diciamo, su quello che dovrebbe fare l'Europa. E quello che dovrebbe fare l'Europa c'entra molto con la visione del debito e con la posizione della Germania, c'è poco da fare. Io non sono un economista tecnico, però abbiamo letto tanti di quegli articoli. Cosa si deve fare? I tedeschi devono spendere questi soldi. Come lo devono fare? Qui ci si apre una discussione infinita, perché il problema vero è che quello che si deve fare economicamente e socialmente, cioè che la Germania lasci campare meglio gli altri spendendo il suo surplus, non è politicamente votabile in Germania adesso. Merkel ha fatto qualche timido tentativo in questa direzione, su cui ha preso bastonate elettorali. Quindi il problema, io ho fatto un sacco di discussioni con la... In realtà la cosa è molto più complicata, perché molti economisti non capiscono che ci sono leggi anche in politica. La politica non avviene del tutto per caso. Se una cosa ti fa perdere gli elettori, un leader politico non la può fare, non è che non la vuole fare, ha molte difficoltà, ci vuole veramente un grandissimo leader per andare contro l'opinione pubblica e per andare contro i suoi elettori soprattutto. In generale i leader devono bilanciare un po' quello che pensano, parecchio quello che pensano i loro elettori. Quindi il fatto che il surplus tedesco non sia affrontabile in Germania oggi dipende dal fatto che gli elettori tedeschi non vogliono. Bisogna però spiegarglielo, qui veramente ci vuole leadership, ci vorrebbe uno come Willy Brandt, uno come De Gaulle, uno che va là e glielo spiega, glielo fa fare per forza, si fa ingoiare la pillola amara. Ora, nelle sue memorie, che sono tra l'altro un testo godibilissimo, ve lo raccomando, Henry Kissinger, che nella mia lunga vita è piena di curiosità, ho l'onore di conoscere, scrive che la Germania è troppo grande per ubbidire e troppo piccola per comandare. E sono sicuro, Henry Kissinger, tra l'altro nella sua genialità è nato austriaco, uno che nasce austriaco e diventa il politico più importante, gli Stati Uniti devono essere veramente più bravi degli altri. Ma comunque sia, quello che dice lui secondo me non è solo geografico, la Germania non è solo piccola perché non è tanto grande come la Cina, è piccola perché non ha leadership, in questo senso non ha capacità di leadership. Avere leadership vuol dire fare il piano Marshall, l'hanno fatto gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'ha fatto la Cina in Africa, lo sta facendo adesso la Cina in Africa. Se vuoi comandare devi dare, non devi prendere soltanto. La Germania è stata brava a difendere le proprie banche e le proprie industrie, non è stata altrettanto brava a proteggere la Grecia, l'Italia, la Spagna, in generale i paesi che avessero difficoltà. Questo perché il debito tedesco, come lo deve spendere? Io sono convinto che il modo più semplice è quello di aumentare i salari. Però questo renderebbe l'industria tedesca meno competitiva, ovviamente. Diciamo. Però secondo me non c'è molta alternativa. Se voi ho dato i dati sulla composizione
del PIL tedesco, vedete che i salari sono le cose che non è salita. Sostanzialmente i tedeschi hanno dato soldi alle imprese e le hanno tolte agli operai, non facendo il Marx da strapazzo. E questo non va bene, non solo per la questione di giustizia, ma perché appunto equilibra tutti gli equilibri economici dell'Europa. Questo secondo me sarà uno dei mission dell'Europa futuro. Quindi due sono secondo me i compiti principali. Uno è quello di trovare questa benedetta protezione agli abitanti e l'altro è quello di ridimensionare il surplus di bilancio tedesco. Ora, questo per quanto riguarda le ultime elezioni, più o meno come si può capire che sia nel prossimo futuro, senza avventurarsi in ipotesi troppo audaci, il destino dell'Europa in senso Unione Europea. Ma al tempo stesso questa Unione Europea è in grado di difendere i valori europei? Secondo me un po' di spazio ce l'ha. Ora, anche qua, scusate l'approssimazione, la vaghezza dei termini, la superficialità anche di quello che sto per dire, però a volte le cose superficiali, insomma, corrispondono a un'intuizione non del tutto fallace, che molti di noi condividono. Guardate i grandi players della politica internazionale, sono tre e mezzo, mezzo dell'Europa, e perciò c'è bisogno di spinta, c'è bisogno di più Europa, per farla diventare uno meno, non lo so, però insomma, bisogna farlo diventare un player, e poi andrò anche perché. Ma guardate questi altri, Trump, un oggetto misterioso, insomma, è una specie di autogol americano, per carità ampiamente motivato. Mi sono guardato parecchie cose che sono nella mia professionalità abituale, che riguardano le ultime elezioni americane, e guardandole si capisce molto del perché sia stato eletto. Ciò nonostante è una specie di disgrazia per gli Stati Uniti, per il mondo e per l'Europa. Scusate l'estrema disinvoltura, l'eccesso di disinvoltura con cui mi esprimo, ma certamente non è una cosa che incoraggia la coesione mondiale, il dialogo tra le culture e l'Europa in particolare. Cioè sostanzialmente troviamo qualcuno che non ha particolarmente voglia di occuparsi di questo. È una spinta nazionalista. Io non so quanto proteggere l'industria americana sia un compito intelligente e che nel lungo periodo favorisce la stessa industria americana. Là c'è un problema enorme, diciamo. Fin quando il mondo si regge sul dollaro dal punto di vista finanziario, gli Stati Uniti possono scherzare e fare prepotenza. Ma se gli altri tre players a un certo punto si scocciano e cominciano a dire, ma sai che c'è, io quasi quasi mi trovo un'altra currency. Una volta De Gaulle voleva, proprio per questo scopo, che è stato un protagonista straordinario della politica internazionale, che ha capito tutta la grandezza e la debolezza della politica americana come nessun altro, forse prima e dopo di lui, De Gaulle una volta disse, lo ricorda sempre Kissinger nelle sue memorie, ed è una cosa formidabile, perché in tempi assolutamente non sospetti, disse, ma che succederà in Europa? Ma va tutto bene, proseguiremo, diventeremo più forti, più ricchi, eccetera, eccetera. Poi i tedeschi cominciano a fare gli stronzi, scusatemi la parola, e voi che fate? Chiamiamo gli americani, gli facciamo la guerra. Lui capiva l'importanza degli Stati Uniti, che con tutti i difetti del mondo hanno debellato fascismo e comunismo, non è una cosa così piccola, così rilevante. Uno che ha la mia età non lo può dimenticare. Cioè, ho visto i miei genitori entusiasti della fine del fascismo, ho visto me stesso entusiasta della fine del comunismo, perché sono due regimi totalitari. E gli Stati Uniti ci hanno dato una botta che nessun altro al mondo sarebbe stato in grado. Quindi massimo rispetto, massimo ossequio. Però facendo questa, perseguendo una politica isolazionista, che tra l'altro è l'opposto di quello che hanno sempre detto. Io sto venendo dalla Cina, la cosa comica, sapete qual è? Sui giornali cinesi, quelli tradotti in inglese, che non leggo il cinese, diceva loro, quando il mio cinese non è più di quello di quando ero giovane, in realtà non ho mai saputo, e i giornali cinesi, indottrinati opportunamente dal partito, onnipresenti in ogni elemento della vita cinese, hanno ogni giorno 5 articoli in cui dicono gli americani non capiscono il libero mercato. Noi siamo gli americani. Gli americani che stanno facendo adesso? Stanno facendo una politica contro se stessi, contro quello che hanno sempre rappresentato e contro quello che sono. Per un po' di tempo ce la fanno perché sono sei grandi consumatori. Guarda con l'Italia, è chiaro che loro comprano da noi più di quello che noi compriamo da loro. E così avviene con la Cina, e così avviene con la Germania e così via. Però a un certo punto questi pure le formiche si incazzano. Quindi a un certo punto può essere che ci sia una reazione. E la reazione che cosa colpisce? La finanza, il dominio finanziario americano è basato sul dollaro e sul stock exchange di New York. Questi sono i due pilastri del dominio americano in campo economico, ed è sicuro che alla lunga una politica isolazionista può tendere a ledere questo primato e con esso molte conseguenze che se ne trovano. L'altro primato è ovviamente la forza militare degli Stati Uniti, che sono l'unico paese al mondo che ha un esercito capace di
dire se qualcuno lo vuole, domani mattina si fa la guerra, gli altri non sono in questa condizione. Lasciamo stare le polemiche italiane per il 2 giugno, ma è vero che stanno distruggendo le forze armate italiane, nel senso che ho visto i dati sulle navi, carri armati, cosa c'è, non gliele comprano più, poveri bambini, non c'hanno più giocattoli in generale. E ora non so chi abbia ragione, però certo che è un enorme problema quello di un esercito che non compra le armi, perché l'esercito qualche cosa deve tenere, non solo per le sfilate in generale, che deve tenere qualcosa, ma comunque questo è un altro problema. I Stati Uniti conservano questo enorme potere militare, che la Cina sta risalendo molto. La terza cosa che c'hanno gli Stati Uniti è ancora quella, non raggiunto da nessuno, è soft power. Io sono convinto che il comunismo è stato battuto dalla televisione da Cina, da Hollywood e dalla televisione, dalle serie televisive da Hollywood, perché in Russia e in Cina l'elite vedevano e vedono sempre. Il bar dell'università di Pechino, dove io passavo a prendere il caffè pomeriggio, era una copia di Seinfeld. Non so se avete mai visto quel bar dove i ragazzi si incontrano, era tale qua, ma proprio copiato con le stesse poltrone. Quindi quella roba lì ha avuto un'influenza straordinaria. Però la Cina sta risalendo molto, sia sul militare che sul... E i russi hanno ancora 2500 testate nucleari. Quindi, insomma, anche questi sono aspetti contendibili. Speriamo che non ci sia mai bisogno di saperlo empiricamente. Però sono aspetti contendibili della faccenda. Allora, che cosa in questo panorama e con la Russia di Putin, che francamente anche là, Putin secondo me è un male, non secondo molti, è un male necessario, nel senso che senza di lui in Russia ci sarebbe una guerra di bande criminali, e quindi ci vuole uno che ta ta ta, come si dice dalle parti mie, se li mette sotto il pacchero, cioè li fa star buoni, questo è probabilmente indispensabile. Detto questo, non è un modello di democrazia e di libertà. L'ultima volta che stavo in Russia avevano, chissà perché, censurato un film americano, una commedia americana, stupidissima. Nessuno si chiedeva perché hanno censurato un film, tutti consigliano perché hanno censurato questo e non quell'altro. Perché non c'è un'abitudine, non c'è un'attitudine, come non c'è neanche in Cina la libertà. Quindi, secondo me, con l'America di Trump, con la Russia di Putin e con la Cina di sempre, da Mao in poi, la legacy europea, la missione dell'Europa è quella di difendere il patrimonio della cristianità e dell'illuminismo, che si condensa nella visione kantiana, diciamo così, della pace perpetua e dei diritti individuali. Secondo me questo è un patrimonio enorme, diciamo così, che noi dobbiamo difendere con orgoglio. Vabbè, ritorniamo all'equilibrio. Ora sto parlando dell'Europa, quella grande, quella storica, quella che comandava il mondo, e poi ho parlato parecchio dell'Europa, quella piccola, che arranca a cercare di essere ancora tra quelli che contano a livello mondiale. Non sappiamo se sia possibile ancora per lei essere, però una cosa in comune ci sta, e secondo me resta una cosa fondamentale. Quando questi tre gentiluomini si incontrarono, De Gasperi, l'italiano, e Schumann, il francese, parlavano in tedesco tra loro. Adenauer era tedesco, parlava tedesco, come è normale che sia. De Gasperi era cresciuto in Austria ed era stato parlamentare austriaco prima di essere parlamentare italiano, quindi parlava benissimo in tedesco. E Schumann era alsaziano, e a Parigi lo spottevano, che diceva che parlava François con l'accento Deutsch. E quindi tutti e tre parlavano tedesco. E la Germania era il nucleo del problema. Come affrontano loro il problema? Se voi prendete lo scritto di Kant del 1795, anche qui di formazione professionale, ma questa volta secondo me con qualche motivazione in più, la pace perpetua, che tra l'altro è un nome di un cimitero, quindi non particolarmente allegro, ma lasciamo stare il cimitero, ci sono tre pilastri della faccenda. Uno, che tutti gli stati, per fare quello che Kant chiama un fedus pacificum, cioè una federazione pacifica, ci sono tre condizioni necessarie. La prima è che tutti gli stati che ci facciano parte siano liberali democratici. Questo sono molto interessante. Un'autocrazia non fa parte di un fedus pacifico. Il secondo è che ci sia un'unione commerciale e monetaria tra gli stati. E il terzo è che ci sia un'istituzione che li rappresenti. E cos'è l'Unione Europea? Dall'inizio queste tre cose. E secondo me su queste bisogna battere molto. Se forse dobbiamo smettere di pensare troppo in grande, dobbiamo dire che l'Unione Europea, il fatto che siano tutte le liberali democrazie, che ci sia una struttura centrale, sono pilastri inderogabili di qualcosa come l'Unione Europea, e sono pure la speranza kantiana realizzata in te. Perché poi, guardate un pochino, oltre al fatto che diciamo sempre, quelli giovani non sono sorpresi, ma quelli come me non c'è bisogno del passaporto, la stessa moneta, girate per l'Europa come fosse casa vostra, che non è proprio, non è gratis, non è una cosa da niente, è una cosa. C'è pure il fatto che non c'è mai stata una guerra. C'era l'ombrello americano, c'era
in secoli in cui due grandi guerre avevano fatto passare la voglia a tutti di fare la guerra. Però l'Europa è sempre stato un teatro continuo di guerre e il modello kantiano, che è dedicato alla pace, non alla ricchezza, alla pace, ha applicato in maniera quasi letterale dai tre tipi che ho menzionato, Adenauer, De Gasperi e Schumann, effettivamente ha realizzato la pace in Europa. Ora, pensare che, non so, Francia e Germania si combattono, e mi auguro sia vero, non solo non è all'ordine del giorno, ma francamente non è neanche ipotizzato, non ci passa neanche per l'anticamera del cervello. Perché? Perché il modello ha avuto successo, perlomeno quello l'ha avuto, una stabilità politica è stata raggiunta. Non sufficiente? No, ci vuole più Europa. Però una parte di questo. Manca la politica estera, sicuramente è vero, in Europa non c'è politica estera, non c'è esercito comune. Ma questo dipende anche dalle condizioni di partenza. Prima cosa, gli americani, quando hanno detto andate e arricchitevi, unitevi, andate e arricchitevi, ha detto però c'è la NATO, quindi quando si fa botte ci pensiamo noi. Questa è la morale della storia, molto chiara, molto trasparente, anche in qualche modo giustificabile e comprensibile. L'altra cosa è che questi, che diavolo hanno fatto? Hanno realizzato un modello straordinario di sovranità. Questo secondo me è pure importante. La sovranità è gelosa del comando sul territorio e l'Europa in parte ha delegato la sovranità altrove. È un risultato mai raggiunto da nessuno nella storia, neanche approssimativamente, e di cui dobbiamo andare molto fieri, secondo me. Non riesce fino in fondo, dovrebbe essere meglio, ma vogliamo dire che sia una fesseria, ma siamo seri. È un risultato straordinario. Chiunque di voi sappia vagamente cos'è la sovranità sa che non è condivisibile facilmente, e l'Europa l'ha fatto in parte. Non è riuscito sul militare, ma per forza, perché il militare è la cosa in cui è difficilissimo rinunciare alla sovranità, è l'ultima cosa che si può fare. Il problema sarebbe riuscire a affrontare quel nodo che io ho menzionato a proposito del surplus della Germania, che è il nodo politico ed economico assieme, che non si riesce, non solo per il surplus della Germania, ma in generale l'idea di fare politica economica senza politica tout court alle spalle, infatti non far marciare insieme politica ed economia, è un vulnus terribile. E quello è il punto da attaccare, perché l'Unione Europea è nata sull'economia, non è che è nata sul football, che pure ci appassiona meno a me, ma è nata sull'economia e su quello, secondo me. Allora, la missione europea deve essere soprattutto quella di ricordare a tutti che il modello kantiano di pace perpetua si può applicare dappertutto. Io immagino, quando immagino la pace del mondo, immagino un mucchio, la parola in inglese bunch, l'italiano non c'era, mucchio è nel film di Peckinpah, il famoso mucchio selvaggio, The Wild Bunch, quindi è stato tradotto mucchio, mucchio non è una parola che mi ispira, però il bunch è come un mazzo di fiori, come devo dire. E di Unione Europea spostate dall'Europa, che non si chiameranno Unione Europea, un'Unione Asiatica dell'Est, un'Unione Americana del Centro-Nord, un'Unione Americana del Sud, contrassegnate da una comune tradizione culturale e da una localizzazione geografica. Queste varie unioni progressivamente realizzano il modello kantiano come l'Europa e poi insieme creano una camera di compensazione che genera pace nel mondo. Ovviamente siamo al massimo dell'utopia, però l'Europa ha dato un segno. Questa, quindi, la prima cosa della missione europea. Mi si chiedeva di parlare dell'universalità dell'Europa, cosa che oggi è difficile perché l'Europa è diventata più parrocchiale di quella di Max Weber, però questa è una cosa che possiamo dire, abbiamo fatto per primi nella storia, per unici nella storia, possiamo insegnare a tutti e possibilmente dovrebbero farlo tutti. Come dicono quelli là di Striscia la Notizia, mica babà amico, è una cosa seria, diciamo. Quindi la seconda cosa riguarda il contenuto del modello, cioè i diritti individuali, la rule of law. La rule of law è il segreto della democrazia, non è una cosa che si può perdere. Questo Churchill, che era un altro che intelligenza politica, non difettava l'intelligenza politica, quando doveva definire liberale democrazia, disse: è quando bussano la porta alle 6 del mattino e tu sai che è il lattaio. Milkman. Io ho abitato in campagna inglese e effettivamente alle mattine ti portano la bottiglia di latte per la porta, che è ancora una cosa molto carina. A me può piacere il latte, quindi è doppiamente carino. Però la cosa importante è che tu sai che non è la polizia che viene a prenderti a casa. E questo è fondamentale per la faccenda. Io sto venendo, come dicevo prima, dalla Cina, sono tornato 3 giorni fa, sto ancora un po' rintronato, così mi scuso, perché sono stati giorni intensissimi. Però in questi giorni 20 studenti dell'Università di Pechino non si trovano a casa.
non si trovano i dormitori, non si trovano le auto, non si sa dove sta. Avendo con grande prudenza, e per ovvie ragioni, non volevo fare la stessa fine, niente ragazzo. io posso perché noi occidentali siamo un po' cretini, quindi alla fine si può. Però si sono discostati troppo dalla linea del partito. Dico, ci dobbiamo preoccupare, no, quelli poi li mandano indietro. intanto a noi fa un po' impressione, diciamo la verità, che uno dice questi giovani erano un po' di sinistra. Ora, se avessero in Italia messo in galera tutti quelli che erano un po' di sinistra quando io avevo 20 anni, stavano tutti tali in galera, insomma, quindi, e sono cose cui noi veramente non siamo abituati, non riusciamo a concepire. Allora, quindi la missione è cercare di far vedere ai vari Trump, Putin, soprattutto alla Cina, che queste cose non sono banalità, sono fondamentali per avere una società civile, aperta, pluralista. E il pluralismo è una grande ricchezza dei sistemi sociali, dimmi quello che volete. Io sono sposato da 45 anni, mia moglie pensa l'opposto di me, certe volte mi fa impazzire, però uno uguale a me non l'ho mai sopportato 45 anni, assicuro, che noia, che angoscia. Uno che ti dice canta e quello subito dice sì, però anche David Hume, no, basta. Perché uno dice no, però andiamo al cinema, oppure più semplicemente va al dialogo, mi dica qualcosa di diverso da quello che io penso, che io devo fare. Quindi io credo che il pluralismo sia una fondamentale, non solo per l'esperienza personale in generale, ma fondamentale, e noi dobbiamo insegnargli che bisogna proteggere le persone dal potere centrale. Questa è la nostra missione. In qualche modo anche all'India di Modi dobbiamo cercare di far capire come il secolarismo sia una forza fondamentale della civiltà liberale. Tra l'altro la cosa interessante dell'India è che l'India è un paese di antichissimo secolarismo. Il secolarismo indiano è diverso dal nostro. Il nostro, europeo americano, dice lo Stato non si deve occupare di questioni che riguardano le chiese, non deve entrare nel merito delle religioni. Invece il secolarismo indiano è tutti insieme appassionatamente, tutte le religioni stanno sempre insieme, e l'importante è essere spiritualmente degni, avere un certo livello di spiritualità, che tra l'altro non è sanzionato per ovvie ragioni politicamente, ma non è importante quale religione tu afferisci. Modi è riuscito a fare il contrario anche in questo. E secondo me la cosa più bella della libera democrazia indiana è, io adoro l'India, è un paese che mi piace moltissimo. E se l'Italia continua così, prima o poi mi trasferisco in India, perché una delle cose più simpatiche dell'India è che tu vai a un grosso tempio indù e trovi che hanno affittato un pezzettino a un tempio buddista, un pezzettino a uno scintoista e un po' a una chiesa cattolica, e trovi tutto nel mucchio, e tutti quanti girano per questi parti essendo contenti, come d'altronde Gandhi ha scritto un sacco di volte, che insomma lo spirito guarda a Dio, perché c'è bisogno di elevarsi dalle cose del re. Poi quale sia il tuo percorso, quello dipende da te, l'importante è che hai un pensiero più alto. Però agli indiani adesso mi ha ricordato che loro hanno sempre fatto così. L'idea con 160 milioni di musulmani, tra l'altro i media sono più civili degli indiani, secondo molti dati empirici, più puliti, più ordinati, più scolasticamente soletti, eccetera, eccetera, devono essere considerati una specie di minoranza in patria, è una follia pura, diciamo. Quindi anche loro dobbiamo ricordare questo. Ma questo vuol dire che solo noi lo sappiamo e noi siamo immuni da cose che... Io penso che ci sono molte cose che dobbiamo imparare. Cina e India sono paesi così grandi che insieme rappresentano il 45% dell'umanità. Quindi tanto, tanto, tanto. In più l'umanità, che se una volta era sfigata, scusate ancora una volta il tempo, ora diventa, afferma se stessa con molte maggiori convinzioni e determinazioni. Io 5 anni fa ho fatto un giro di conferenze per la Cina, si chiamava Theo Ricci Lectures, e sono stato in una città che si chiama Chongqing, in cui non ero mai stato, però la verità non sapevo neanche che esistesse 5 anni fa. Bene, ho scoperto con mia grande sorpresa che ci sono 480 grattacieli, 50 ponti che attraversano i fiumi e via di seguito. Cioè una città che tu non sai neanche che esiste. Oltre ai 30 milioni di abitanti, che in Cina ce ne sono 5-6 di città con 20-30 milioni di abitanti. Però sono cose che fanno impressione, che tu giri per queste multiautostrade che sembra di essere a Los Angeles e invece stai in Asia. Che dobbiamo imparare da costoro? Secondo me, perlomeno due cose, tra le tante. La prima cosa è un atteggiamento, che è una meta cosa, quindi non la considero le due cose. Cioè, la tradizione accademica era fatta di professori di Oxford e di Harvard che andavano in Cina, in India, si mettevano, gli spiegavano la lezione. Si fa così. Noi siamo bravi, l'abbiamo già fatto da tempo. Voi siete o pseudotali liberal-democratici, se ne fottono. Vogliono sapere, vogliono discutere della loro storia, dei loro problemi, delle loro faccende. Quindi, questa è la prima, questa è meta. Le due cose invece qui dobbiamo, questa è la prima cosa che dobbiamo imparare, riguarda noi, non loro, voglio dire. Le cose che guardano loro. La prima cosa, secondo me,
è il rapporto tra struttura istituzionale e moralità personale, che mi hanno molto ispirato e che ho avuto l'onore di conoscere, con cui ho avuto la fortuna di discutere molte volte, che sono Jürgen Habermas e John Rawls. Quel tipo di tradizione, non solo loro, queste sono, come dire, le stelle, due persone che tu ci parli 5 minuti e accorgi che sono più bravi, e poi basta leggere. E questo tipo di tradizione qua, che è la mia, poi, è molto istituzionalistica. La politica non guarda alle persone, guarda alle istituzioni. Ma in questo Marite è una brillante eccezione, per la verità. La tradizione cattolica, in particolare Marite, hanno il doppio sguardo alle istituzioni e alle persone. Ma la tradizione, il meglio della politica contemporanea, della teoria politica contemporanea, è strettamente istituzionalistica e legalistica. C'è in questo una cosa virtuosa. Notoriamente il dittatore guarda la persona e il leader democratico alle istituzioni, pensando che nel lungo periodo buone istituzioni creino migliori persone. Questa è la ragione. Quindi non c'è niente di male in questo. Solo che io più vado avanti, più mi accorgo che non si può non badare alle persone. Io ho citato Trump. Ma non è che la Costituzione americana sia una cattiva Costituzione. Non è che l'America non sia un paese fondamentalmente democratico. È lui che è storto, secondo me. È lui che non va bene. Pensiamo all'Italia. Perché la Costituzione italiana fa tanto schifo? Io penso proprio di no. Penso che sia un'ottima Costituzione, per contento funziona. Il modo in cui da noi la libertà è difesa. Non ho mai visto un paese tanto liberale come l'Italia. Forse anche troppo. Ma no, questo non lo posso dire perché c'è qualcuno che ha la tentazione di far diventare meno liberale. Io non voglio. Però da noi si può veramente pensare quello che si vuole, privatamente e pubblicamente, che Dio ci benedica e sia sempre così. Ma quindi non sono le istituzioni, sono le persone. Se io guardo la faccia dei nostri leader politici principali, mi preoccupo. Lo so, è un po' forte detto così, però a me dà l'impressione che non siano cattivi, ma assolutamente incapaci di esprimere un'idea di qualche valore. Scusate la volgarità espressiva mia. Però la mia impressione personale, magari anche questa, è un professore di filosofia, chissà, dicevo, tu che vai trovando, che vuoi dalla gente, questo possono fare, cosa del genere. Io non lo so com'è, però a me, io sono smarrito rispetto alla incapacità di rendere conto della complessità dei problemi del nostro tempo da parte della studia. Quindi penso che prepotentemente stia venendo fuori. Ora, in Asia il problema della persona è decisivo. Se voi leggete Confucio e Gandhi, tanto per citare due nomi non a caso, che sono due nomi pesanti, Confucio è ancora oggi alla base della tradizione cinese, il buon governante è il buon padre di famiglia, è la buona persona, è la persona per bene, quello che si comporta bene con quelli che gli stanno attorno. Ci sono tre unità della tradizione cinese, la famiglia, il governo e il mondo. Questo è uno dentro l'altro però. Noi ci siamo dimenticati del primo livello, non nel senso stupido del convegno di Verona, della famiglia, ma nel senso che non badiamo più alle qualità personali di chi si deve rappresentare politicamente. Questo secondo me sta diventando un problema enorme. Io sono veramente smarrito, ecco, la parola è smarrito, dalle facce, dalle espressioni, da quello che dicono, da come si comportano. Abbiamo un paio di ministri che quando parlano, dice, ma questo mi rappresenta. Entri in forte crisi spirituale, cerchi subito uno psicologo. Ecco, allora, questo in Asia, dovunque vai praticamente, nei grandi paesi asiatici. Tu dici, che cosa fa di professione il filosofo? Cioè, è un po' strano come risposta. Cioè, che vantaggi personali ha tratto la tua vita da questo? In Europa non se lo chiede nessuno. Ti chiedono qual è la tua teoria. Ma non ti chiedono, tu sei migliorato un pochino facendo tutte queste storie. Bisogna pensarci. Non si può disgiungere troppo l'aspetto pubblico da quello personale. Ecco, penso che da questo punto di vista Maritain è una chiave per rileggere Maritain oggi, che io non ho visto usare di recente. Magari prima sì, il personalismo, non per niente si chiama personalismo, perché la persona è al centro. Questo ovviamente è al cuore della tradizione cristiana e cattolica, però secondo me non è solo quello, è diventato una specie di necessità impellente. Uno vede Trump e vede i primi ministri giapponese e il presidente indiano e il presidente cinese, sono più dignitosi. E questo è, Trump, visto in Oriente, dà l'etichetta sotto il tramonto dell'Occidente. Perché è cafone, scusate la volgarità appunto in cui mi esprimo io, che può essere a sua volta cafone, però il problema è che questa gente non si sa esprimere, parla a vanvera, manda male parole in giro per il mondo, dice che le donne non dovrebbero votare, non dovrebbero guidare l'automobile, cosa c'è, come se fosse una cosa pacifica. Non si può accettare questo oggi, ma non per i politically corretti, chi se ne fotte dei politically corretti, perché è sostanzialmente non corretto, non è una questione di forma, di linguaggio e di espressione, è che la volgarità resa pubblica è vincente, che è una cosa pericolosissima. Guarda che anche in Italia, ma
Io non mi sono messo la felpa oggi, neanche la cravatta, forse mi metto la cravatta, ma la felpa non me la sono messa. Insomma, tutte queste forme espressive molto forti sono tendenzialmente pericolose e l'Oriente ci dà una ricetta di spiritualità diffusa e di voglia di occuparsi di questo. Nessuno accetta un buon governante se non ha stile, nessuno accetta un buon governante se non ha un pedigree morale dignitoso, almeno apparentemente, poi essere. Allora, l'altra cosa è una questione ambientale. È sempre stato difficile per tutti i popoli, per i cinesi come gli americani, tutti i grandi popoli fanno fatica quando devi fare il bilancio, non va troppo a sporcare l'ambiente. È una vecchia storia, i popoli giovani dicono voi l'avete fatto prima, ma siamo arrivati noi e dobbiamo darci il pizzico. Cioè, però qualche elemento di sostenibilità ambientale. Se i cinesi consumano come gli americani, tra poco finiremo sott'acqua. Non tutto il mondo, ma posti importanti del mondo, a cominciare da New York. Quindi insomma, la cosa è grave. Ci sono pericoli di vario genere, probabilmente addirittura l'atmosfera potrebbe essere irrespirabile da 30-40 anni, gli scienziati sono abbastanza compatti, qualcosa bisogna fare. Ora, la visione dell'armonia confuciana, da questo punto di vista, è una forte risposta, perché mette insieme l'occhio del cielo con quello della terra, con quello dell'uomo, con quello della persona. E questa è una cosa ancora vaga, però ci sono molte solide basi, per cui c'è qualcosa. Armonia vuol dire armonia tra persone e territorio, in fondo, tramite attività che tu svolgi professionalmente e politicamente. Quindi tutto sommato c'è una fonte di ispirazione, devo dire ancora vai, di cui noi non siamo del tutto consapevoli, forse neanche i cinesi, però lì c'è una forte base. Quindi spiritualità, moralità personale e tutela dell'ambiente sono tre cose che possiamo imparare. Io penso che noi dobbiamo fortemente reciprocare, spiegandogli a questi signori che queste cose qui sono bellissime, però se vogliono essere un paese veramente all'avanguardia del mondo, deve essere anche un paese liberal democratico. Con tutti i limiti della cosa, non sempre funziona il giocattolo, talvolta si scassa, talvolta il popolo vota male, perché i politici non lo possono mai dire, ma chi non fa politica può dire che talvolta il popolo vota male. E così di seguito. Però dobbiamo insegnargli che non scompaiono gli studenti della più grande università della Cina, della più grande del mondo, come fosse una cosa pacifica. Che non c'è bisogno che se scrivi un paper sulla lista scientifica ti fanno il check politico. Io ho scritto un paper e ho commesso l'errore di farlo tradurre in cinese. Avevo una telefonata ogni due ore dalla traduttrice che diceva: professore, ma lei scrive questo, è sicuro di volerlo dire? Questo non è ben accetto, poi non pubblica. Dice, per esempio, in Cina c'è il partito unico, dubitereste di questo? Credo di no. E invece mi dice, in realtà ci sono 7 partiti. Ma dove stanno questi partiti? Che fanno? Sono tutti del Partito Comunista Cinese. Ah, dico io. E allora, beh, partito unico. No, perché l'hanno fatti apposta per dire che non c'è partito unico. Si incazza. Ecco, questo, insomma, francamente, in questo la missione europea ancora vive e vera. Quindi io fulgidamente credo che la missione di cultura, di umanità, di tradizione, di umanesimo, e di liberalismo, di democrazia e di cura dei grandi valori etico-politici, noi ce l'abbiamo ancora e dobbiamo difendere il mondo. Una condizione è che siamo capaci di fare più Europa, di tenerci più uniti, di non parlare come mille voci sparse, ma come, più possibile come una sola voce, con tutte le difficoltà del caso. Grazie. Grazie al professor Maffettone, è una lezione lucidissima e ricchissima, è davvero stracolma di spunti. Insomma, in un'ora il professor Maffettone ha toccato i punti, a mio modo di vedere, essenziali del discorso sull'Europa e sulla sua presunta universalità, sia sul piano dei connotati culturali e fondativi, sia sul piano dei rapporti internazionali. Del resto, se vogliamo parlare di scuola alla vita, il dibattito è sempre ricco e oggi più che mai abbiamo la possibilità di interloquire e confrontarci con l'autore che ci permette ancora oggi di esprimerci. di esprimerci su temi così importanti. Peraltro devo dirlo, e sono d'accordissimo, con le mani dentro l'attualità, perché la politica è che sia legata ai grandi nomi, come dire, insomma, che il professor Maffettone citava, o che possono essere
indicativi per il futuro sulla possibilità dell'analisi, credo che ci sia un tempo che è sempre contemporaneo. Bene, io mi fermo qui e chiedo a tutti voi di iniziare il dibattito. Ringrazio ancora il professor Maffettone. Professore, la ringrazio per la sua relazione. Ah, scusate, dite i vostri nomi così. Vabbè, te riusciamo. Non era per te, ovviamente. Avevo due domande sulla legacy europea. Lei prima ha parlato, diciamo, della distribuzione del voto alle ultime elezioni nei vari paesi europei. E la mia domanda è se gli elettori trovassero, forse bisogna parlare al passato, avessero trovato sulla scheda elettorale, invece che il partito X o Y, direttamente i partiti che compongono le maggioranze al Parlamento europeo, quindi le famiglie politiche europee, questo non avrebbe responsabilizzato gli elettori più di quanto non sia avvenuto. E la seconda questione, quando lei ha parlato sostanzialmente, diciamo, delle elezioni delle prossime istituzioni europee, io non tralascerei la BCE, in particolare se il prossimo presidente della BCE, che prenderà il posto di Mario Draghi, dovesse essere l'attuale governatore della Bundesbank, come alcuni rumors dicono, se secondo lei lui, che nel 2012 votò contro le operazioni di mercato aperto straordinario di Draghi, non potesse rivedere la sua posizione in vista di turbolenze sui mercati finanziari che presumibilmente continueranno ad esserci. Grazie. Raccogliamo le domande? Perfetto, allora proseguiamo così lo rispondiamo tutto insieme. Qualcuno? È qualcuno. Ecco, Francesco. Francesco Alberto D'Alesio. E una espressione che è tutta un'analisi lucidissima che io, quando può contare, condivido pienamente. Ma una parola che mi è sembrata mancasse nell'ambito del suo discorso è la parola socialità. Volevo chiedere, secondo lei, nell'ambito del contesto europeo contemporaneo, come si inserisce la questione di un possibile stato sociale nell'ambito, ovviamente, nella dimensione dello stato liberal democratico, una sorta di ritorno del welfare state come giusto. Di maggior unione dei diversi stati europei? Questo. Mentre ci penso. Allora? Mentre ci penso rispondo a loro. Per la verità le risposte sono proprio interessanti, perché sono sostanzialmente d'accordo con quello che hai detto, quindi è divertente, come ci insegna la televisione, è divertente quando c'è lo scazzo, come uno dice l'opposto. Io invece penso che abbiate completamente ragione. Sul voto io penso che non solo sarebbe stato più sensato, sarebbe proprio meglio in generale, perché il passaggio da una votazione nazionale allargata a una votazione veramente europea. Quindi io metterei i nomi delle grandi famiglie politiche europee, sono molto d'accordo. Se si potesse fare, insomma, è un problema di questione di expediency, diciamo, di pratica, però in astratto penso che non ci sia dubbio che lei abbia veramente ragione. Sulla seconda cosa, la BCE è ovviamente nel cuore. Io non ho capito se le polemiche di Macron sullo Spitzenkandidat, cioè Weber, che non è quello che ho citato prima, un altro Weber, meno bravo teoricamente, ma più candidato, siano vere o siano fatte per dividere due posti, uno alla banca e uno con la Francia. Non ho capito bene. Però Macron è uscito sconfitto, quindi tanto insomma, vedremo. Certo, io sono molto preoccupato di sostituire Draghi per l'Italia, sarà un disastro. Per di più con quello che ho detto prima, essendosi volontariamente l'Italia messa all'opposizione, che francamente è una scelta di quelle testimoniamo, insomma, che io ho visto molte volte nella mia vita, perché la sinistra è radicale, no, passavo la vita a testimoniare buoni valori senza cercare di andare al governo, e questa è una cosa profondamente sbagliata secondo me, ma comunque è successo. E quindi sì, secondo me c'è non solo, ma tutta questa polemica continuata che l'attuale governo ha fatto con l'Europa a spizzichi, a intervalli e cose del genere, poi la pagheremo, e quindi saremo all'opposizione, insomma, non sarà una cosa facile.
Non c'è il presidente Mao, bisogna contare sulle proprie forze, contiamo sulle nostre forze, non succede qua. Ma comunque anche lì sarà un grosso. Sì, io veramente tra l'altro me l'ero segnato e siccome gli appunti erano confusi, non so dimenticati, sono d'accordo con lei. Una delle grandi differenze, il mondo atlantico, soprattutto gli Stati Uniti, l'Europa è il welfare. E secondo me bisogna insistere sia a livello nazionale nel vantarsi di aver creato un welfare e sia a livello globale di difendere la piattaforma dei diritti umani, non solo dal punto di vista dei diritti di libertà politica e civile, ma anche dal punto di vista del benessere minimo di tutti i cittadini del mondo. Questa è una cosa che bisogna ampiamente difendere perché è una legacy europea, ne sono convinto. Secondo me è uno dei primi punti, insomma. Tra l'altro i cinesi criticano l'Occidente perché dicono che noi siamo poco solidali. Quindi la mancanza di solidarietà è vista da loro come un nostro asset mancante. In realtà sono gli Stati Uniti che sono così, ma non noi, tradizionalmente. Quindi bisognerebbe pure ricordarlo, perché sennò si fa confusione, si viene il tutto per la parte viceversa. In questo caso è sbagliato proprio, al di là che io sono simpatico. Io non ho mai visto un mondo che ha tanto bisogno di socialdemocrazia come questo, in cui la socialdemocrazia perde sempre. È una cosa stranissima, perché ne ha bisogno? Perché guardiamo la situazione americana, la differenza tra ricchi e poveri, che non è un complesso musicale, pochissimi ricchi e tantissimi poveri, è diventata, una volta si diceva sudamericano. E questo non è foriero di buona civiltà, non è foriero di buona democrazia. Quando la diseguaglianza diventa così robusta, se ne cade il tono medio del paese, non funziona più niente. Ma anche, siccome la propensione al consumo dei ricchi è ovviamente minore di quella dei poveri, i poveri spendono tutto, i ricchi mettono da parte, la propensione al consumo dei poveri è maggiore. Fare un paese senza classe media, che spende molto in maniera... è un disastro. Tutti questi soldi in mani ricche sono soldi spesso che fanno cadere la domanda, tranne di beni di superlusso, che però comunque non possono costruire un nucleo della domanda. Quindi io sono molto d'accordo. C'è veramente bisogno di redistribuire la ricchezza e il benessere. Tra l'altro, la protesta, un autore che vi consiglio di leggere, Danny Rodrick, professore di storia dell'economia di Harvard, il quale ha collegato la protesta culturale a quella economica, dicendo che la protesta culturale viene da coloro che sono stati sacrificati economicamente. I quali dicono al governo americano: voi non solo ci avete fottuto economicamente facendoci perdere il lavoro, ma ora ci dite voi che siamo arretrati perché non capiamo i gay, il MeToo, eccetera, eccetera. Noi saremmo, però vogliamo affermare la nostra voce. Noi contiamo, siamo America e siamo rozzi, perché ci piace essere rozzi. D'altronde la nostra rozzezza è quella che poi ha vinto le guerre mondiali e cose del genere, in qualche modo. Quindi non bisogna considerarla solo come un aspetto negativo, ma anche come lo spirito della frontiera nella sua ultima versione. E da questo punto di vista c'è un bisogno enorme, secondo me, di solidarietà. E anche questo da noi, diciamo la verità, ora non voglio citare politicamente il Papa, che mi sembra l'ultima risorsa, come stai disperato, ci si fa. Però il Papa questo l'ha detto un sacco di volte, ringraziando il Dio, l'ha detto con grandissima convinzione, insomma, sia sull'ambiente, la sua enciclica bellissima sull'ambiente, l'ho trovata una enciclica molto molto convincente, sia in generale, insomma, come si fa a non stare con chi sta peggio? Dal punto di vista morale non c'è nessun dubbio, a volte è difficile riuscirci, ma perché il potere e i soldi, come diceva il compagno Marx, spesso e volentieri vanno assieme, e quindi è difficile farlo, però l'imperativo categorico, scusate che cito sempre il mio favorito, ci dice che dobbiamo stare dalla parte di chi soffre di più, di chi sta peggio, di chi ha più difficoltà in tutti i campi. E quindi la solidarietà, secondo me, è indispensabile in generale con un imperativo morale, ma oggi in un mondo così diseguale, francamente, è anche una misura cautelare. Bene. Altre domande? Buonasera a tutti, sono Noemi Casciano dell'Università di Cassino. È un piacere immenso conoscerlo, professore. Mi chiedevo ad oggi, parlo da profana, se il matrimonio tra economia e politica sia un matrimonio ben riuscito. E in tal caso chi è che porta i pantaloni in casa? E se è la politica a dettar legge o l'economia
a fare da traino all'ideale politico. E in questo caso, nonostante appunto si parli di matrimonio, è auspicabile secondo lei una sorta di triangolo in cui la filosofia fa da amante per invigorire questo rapporto? E un'altra cosa, lei prima ha parlato di una possibile soluzione nel ridimensionamento del bilancio tedesco e quindi nella spesa del suo surplus, però corsi e ricorsi storici mi torna in mente il Vietnam, non ancora dopoguerra, siamo nel 1944, quindi lei ritiene sia possibile o comunque auspicabile una rievocazione di una Bretton Woods a parti invertite, però quindi con questo braccio di ferro in cui stavolta Keynes a vincere su White? Io posso dire di voi, posso fare una domanda? Altre domande? Lo faccio io poi un commento. Ma per come non fai domande, per come? Ok. Allora, il matrimonio tra economia e politica è probabilmente una condizione sine qua non, non è una scelta, il matrimonio è obbligato, diciamo così. Chi porti i pantaloni? In generale comandano le donne, quindi chi porti i pantaloni è peggio. Però le donne portano anche i pantaloni. A casa mia c'è una tradizione ferrea da questo punto di vista. Mio padre, una delle frasi preferite di mio padre era: in questa casa io decido se hai ragione gli Stati Uniti o l'Unione Sovietica, mia moglie il resto, che era esattamente la fotocopia di quello che avvenò. Quindi sì, io penso che sia un'interazione complessa, non ci sta chi come Marx ha chiaramente esagerato dicendo che la politica è l'altra faccia dell'economia e semplicemente ribadisce gli equilibri economici e li difende, e chi invece ha sostenuto il contrario, come Gramsci in un certo senso, anche Gramsci era marxista, quindi, però in cui la conquista dell'egemonia era il problema principale, eccetera, eccetera. Il problema è l'equilibrio tra le due forze. Quando si studia la politica non si può non tenere presente l'eredità di Marx, cioè il fatto che un grande sospetto sulla democrazia c'è, è quello che i ricchi si comprano i media e attraverso i media le opinioni, attraverso le opinioni il potere. Questo è un sospetto che c'è, quindi dobbiamo difendere la politica dall'economia, ma al tempo stesso le due cose non possono essere separate, perché come fare una politica completamente diversa dall'economia? Non avrebbe molto senso. L'idea che il salario sia una variabile indipendente, gloriosamente portata avanti da CGIL quando ero giovane, è un classico esempio di impossibilità di fare la politica, avrebbe detto Totò a prescindere. Ma quindi deve essere un'interfaccia sensata, virtuosa. Oggi tra l'altro scientificamente non è la filosofia, io dubito che la filosofia dovrebbe essere su piazza per essere disponibile a ognuno, ma non credo che dovrebbe dettare l'agenda a nessuno, cioè è troppo opinabile, è troppo personale, è troppo controversa, è troppo intelligente, se mi consente. Quindi non è fatta per il potere, è fatta per guardare al potere, ma non per fare politica. Nell'ottica sociologica è dal punto di vista dell'osservatore, non dal punto di vista dell'attore, la filosofia. Platone aveva chiaramente torto, secondo me. Io ho conosciuto nella mia vita un sacco di filosofi, sono convinto che Platone avesse torto, i filosofi non sono buoni a governare. Ciononostante, ogni tanto che grandi personalità politiche, per così dire, si abbevano al fiume della filosofia, secondo me è cosa saggia e giusta, insomma. Però non nel senso che la filosofia detti la gente. Oggi c'è un terzo comodo, diciamo così, ed è il mondo digitale. Stamattina ho recensito un libro che si chiama Click, un titolo postmoderno, sicuramente, e parla delle ultime elezioni americane in maniera, dal punto di vista dell'intervento del digitale. È impressionante la quantità e qualità di professionalità informatica usata nelle ultime elezioni americane. 5 Stelle fa ridere, insomma, una barzelletta. Là ci sta mezza Silicon Valley dietro a ogni partito, ai due partiti, ci sta mezza Silicon Valley. Come funzionano? C'è un politico che fa il campaign manager e rappresenta gli interessi del candidato. E poi ci sono 10 aziende di primo livello mondiale che supportano i dati e la loro interpretazione, sostanzialmente. E poi decidono come cercare di arrivare al candidato per influenzarlo. Allo lettore, scusate, per influenzarlo. Ed è un processo realmente affascinante. La novità di Cambridge Analytica, io ho avuto occasione di occuparmi di essere volte nella mia vita, perché anche quella è una cosa, riceve una novità, perché
In America, lo sapete, per votare bisogna registrarsi. E quindi tu sei tutti i dati di quelli che votano democratico e repubblicano. Questo facilita molto. C'è qualche discrepanza tra le dichiarazioni e i dati, ma però le persone vanno negli uffici, si dichiarano repubblicano e democratico, se no non hanno il certificato elettorale. È una specie di follia americana, ma c'è. Quindi tu i dati ce l'hai prima e cominci a sapere se sono repubblicano e democratico. Poi inserisci una serie di variabili. Per esempio, prendi il mio conto Amazon e vedi tutti i libri che compro. E dici, questo deve essere strano, dobbiamo incidere su questa cosa particolare, gli piacciono i libri, le cose eccetera. Io praticamente compro solo libri e qualche alcolico, niente altro. Quindi lo vedono per consolarmi del governo, anche se non si spara sulla Croce Rossa, effettivamente, non è legato. Ma dai profili che hanno dalla pubblicità e dal web, loro insistono. La novità di Cambridge Analytica è che ci hanno messo dentro la psicometria, che è una cosa molto interessante, molto affascinante, molto controversa e discutibile. Io, per curiosità, sono andato a parlare con qualche matematica e qualche statistica per sapere il modello funziona o no. Mi hanno detto tutti di no. Mi hanno detto che il modello è grosso, quindi non ha gli strumenti matematici e statistici sufficienti a garantire che se tu peschi sugli elettori in quel modo hai un risultato che ti consente di prendere delle inclinazioni politiche vere e di influenzare le preferenze elettorali delle persone. Mi ha detto che il modello è fatto male, quindi non può funzionare. Però un pochino ha funzionato. Sì. Perché ha funzionato? C'è il fattore C, naturalmente. Siamo stati molto fortunati. Però è l'ultima spiegata, che sei una razza. In realtà la psicometria è una cosa che... quella c'entra molto. Cioè, la politica oggi non si può fare senza il 4.0, senza intervenire sulla società. Come fare un altro problema? La psicometria è affascinante perché tu... dalle emozioni delle persone cerchi di catturare l'inclinazione del voto. Prendi la mia scheda Netflix, vedi che telefilm io vedo e ne ricavi qualche dettaglio. Vedi le mail che mandi e come ti meglio il Napoli della Juventus, penso io. E questa è una cosa che viene fuori dalle mie mail, probabilmente, non lo so. Sicuramente l'hai telefonato, non credo che arrivi a sentire le mie telefonate. Allora, tutte queste cose qui ti danno, fanno come fanno quelle cose di, non so se avete mai visto, Criminal Mind, il profiling, invece di fare delinquenti lo fanno tutti noi, col profiling cercano di arrivare, è molto difficile, però è innovativo terribilmente, perché entri in una sfera, e secondo me questa è la nuova frontiera della politica, da un lato lo faranno perché non si può fare a meno, dall'altro noi dobbiamo proteggerci da questo, quindi c'è una parte, per così dire, descrittiva, in cui noi descriviamo un mondo in cui se non fai politica, col sostegno di ditte serie professionali che fanno i profili e l'influenza, non puoi fare più politica. Dall'altro hai l'idea che questi entrano sempre più nel nostro privato, entrando a man bassa nella nostra coscienza. Il problema non è più che cosa ti compri, questo è ormai, è che cosa ti viene in mente, come reagisci ai fatti, quali sono le tue emozioni profonde, questo è veramente molto invasivo. Per cui abbiamo una parte descrittiva per cui non si può fare a meno, e una parte prescrittiva, cioè stiamoci attenti a tutto questo. Veramente sono andato molto al di là, scusa, però era per prendere sul serio una domanda interessante. Ci viene in mente che più che la filosofia è questo che interviene. In quanto è al surplus desk, quello è il problema dei problemi, perché la Cina è lo stesso problema. Qui ci sono due grandi nazioni che hanno un problema di surplus enorme e non si sa come sbaraccarlo. Io credo molto nel sistema classico, cioè aumentare i salari per entrambi. Certo che chi ha il coraggio di farlo in Cina? Perché intanto vendono tutto a tutti, perché i salari si basta. I giorni in cui ti rialzi, è vero che risolvi un problema mondiale, però è anche vero. L'altro grosso problema è effettivamente la finanza americana. Io non so fin quanto dura questo fatto che si fa tutto in dollarese. Veramente non lo so, ed è un problema enorme, credo. Forse una Bretton Woods all'incontrario. Io ho scritto tesi di laurea su Keynes, sono un grande simpatizzante di Keynes, credo fosse un grandissimo economista. Però devo dire che anche hai... senza saper rispondere alla domanda, che mi pare molto intrigante, però non ho un'idea personale. Qualcosa su quello sicuramente accadrà, che cosa non saprei. Ci sta un bellissimo serie della BBC, che è una commedia musicale su Hayek e Keynes. È fatto benissimo, un amore, molto carino. Vi consiglio vivamente di andare su YouTube e guardarlo, perché è una cosa fatta per ridere, però chi l'ha scritta è uno che ha fatto il PhD in economia sicuramente, quindi è fatta molto bene, con grande serietà. Si vede tipo musical la polemica tra i due ed è molto affascinante.
Ultima cosa, oltre al fatto che io sono andato una volta a pranzo con Hayek ed era un vecchio signore austriaco di quelli con uno stile, una classe, un aplomb incredibile. Naturalmente non mi degnate uno sguardo. Era molto famoso, io ero studente. Però. Ah, un'ultima cosa su Hayek, un ultimo pettegolezzo. Da noi lui si veniva sempre il nipote di Hayek a fare i visiting, è simpaticissimo. E c'è sempre lo zio, figo. Certo, l'ultima volta che l'ho detto è ma la zia, sì, che era di alto livello intellettuale, mai sentita questa moglie di Hayek, cioè, l'ultima frontiera del femminismo è il nipote di Hayek. Perché? Ma perché la zia è perché faceva una cosa bellissima, che cosa? Di music, perché lo spirito austriaco, l'economia è una cosa per bambini, ma la vera profondità dell'animo di music. E la zia era musicista, quindi sì, Hayek, bravo giovanotto, studioso di prestigio, però la zia invece componeva, era proprio un altro livello spirituale. Intanto si scrive, quella Vienna lì, era quella. Ancora una volta le donne. No, era una Vienna di quel tempo lì, che era una Vienna di una ricchezza spirituale fantastica. Bene, altre domande? Se no diamo la parola al vicepresidente. Sono molto, siamo, il ragionamento che volevo fare è il seguente, è su questo confronto dei modelli economici. Siamo un po' tutti convinti che questo modello europeo sia il migliore di tutti. Però di fatto poi alla fine, andando a guardare insomma i dati, questo modello europeo è un modello perdente. Noi abbiamo un'economia americana che continua a dimostrare energia, sì. Energia, grandissima vitalità, dove c'è uno, dove c'è una abbastanza relativamente solida democrazia, ma c'è uno che comanda. Abbiamo una Cina che paradossalmente sembra essere la dimostrazione che quello che fa meglio è l'economia centralizzata controllata, che è un'economia che ha introdotto principi dell'economia di mercato, ma che è controllatissima, e questo controllo loro lo esercitano in modo molto efficace. Per esempio adesso si sono accorti che questo debito era molto cresciuto, anche nel settore privato, hanno introdotto delle misure. Quindi paradossalmente questa Cina, che ha tutti questi elementi di discutibilità, viene fuori come un modello vincente. E guardate che il salto di qualità che hanno fatto è veramente incredibile. Se voi vi andate a guardare le conferenze che si sono tenute a Davos in Svizzera, per dove si riuniscono i grandi della terra, in ogni tavola rotonda c'era un cinese e ognuno di questi relatori era di grandissimo livello. Cioè il salto di qualità che hanno fatto è un salto incredibile. Quindi in questo confronto di modelli economici tra l'Europa, l'America e diciamo la Cina, l'India la conosco di meno, l'Europa è un modello che ci sembra perdente, dove insomma c'è una gran confusione e non si capisce chi comanda. Dopodiché, che cosa ha fatto l'Europa? Ha affidato la crescita alla politica monetaria. Tutta sta paura di avere il tedesco alla BCE è una paura secondo me infondata. Cioè è chiaro che Mario Draghi ci ha dato una grossa mano, tanto di cappello, ma che... però affidare la crescita alla creazione di moneta si insegna nei libri di testo di base che non funziona. Cioè la politica monetaria, vi dico quello che insegna ai miei studenti all'Università Cattaneo, non mi sto inventando delle cose, anche se... cioè con la moneta non si crea crescita duratura e sostenibile. La politica monetaria ti serve come stimolo nel breve termine per far fronte a delle crisi finanziarie, economiche, soprattutto nei momenti di grandissima tensione dove tu non devi bloccare il sistema dei pagamenti, ma quando tu continui con questa politica espansiva per anni,
per un decennio, si sgonfia tutto. Quindi quello che stiamo vedendo è uno sgonfiamento, è il risultato di un approccio che ha affidato la crescita alla politica monetaria, e si vede che questa cosa non ha funzionato. Qual è la ricetta? E Sebastiano ha dato la ricetta giusta, meglio di come hanno fatto tanti economisti, perché abbiamo capito ora che bisogna dare più spazio alla politica fiscale. Non tutti lo possono fare nella stessa misura, perché ci sono i paesi ad alto debito che non possono espandere. Possono espandere i paesi dove il debito è molto basso, come la Germania. Ma come farlo? Attenzione, perché come farlo cambia le carte in tavola. Perché ci sono alcuni che dicono, secondo me sbagliando, che la Germania deve investire nelle infrastrutture. È sbagliato. Perché è sbagliato? Non è sbagliato in sé, ma perché se la Germania investe di più in spesa capitale, aumenta la produttività e aumenta il divario che già c'è in Europa, perché questa Germania è una macchina da guerra, cioè questi hanno da noi la produttività si riduce, da loro cresce. E allora qual è la ricetta effettivamente per stimolare la crescita senza aumentare ulteriormente i divari? E come dice Sebastiano, puntando sulla spesa corrente. E questo, ci riusciremo a farlo? Non lo so, è molto complicato. Quindi diciamo, riuscire ad affermare questo modello europeo come un modello vincente è complicato. Ecco, aggiungo un'ultima cosa. Questi gilet gialli che hanno protestato in Francia, ma perché hanno protestato? Cioè, questa è la protesta di quelli che non arrivano a fine mese. Perché? Perché la tassazione è troppo alta, perché c'è un paese viziato che è la Francia, dove la spesa pubblica è al 57% del PIL, e sto sistema è insostenibile. Quindi questo sistema di welfare che abbiamo, che sarà anche il nostro gioiello, anche questo alla fine si sta rivelando perdente. Non lo so. Ovviamente sono molto d'accordo, perché era chiaro e convincente. Che devo dire? L'Europa funziona male nello scacchiere globale. L'Italia funziona male in Europa. Io sono pure napoletano, funziona male. La tragedia. Bene, con questa ventata di ottimismo salutiamo il professor Fettore, ringraziamo ancora una volta. Non possiamo che migliorare. Infatti non possiamo che migliorare. E vi do appuntamento alla prossima lezione, il 19 giugno, col professore Ceramelli, e poi inizierà a luglio il corso di altri studi, di cui parlerò fra un attimo il professore Curcio.